musica, mercatini, mostre, buona cucina e un protagonista assoluto, il fritto. Si è conclusa con un grande successo di pubblico la 9ª edizione della Festa del Fritto, l'evento organizzato dall'associazione Queidla dal Fium e patrocinato dal Comune di Fano, che ogni anno è in grado di attirare migliaia di persone nella zona dei giardini di Tombaccia. I numeri sono confermati, anzi, c'è stato un incremento di presenze, c'è stato un attimo un po' di imbarazzo da parte nostra perché l'afflusso è stato improvviso, per cui cercare di soddisfare tutti è stato un po' un problema, però ci siamo dati da fare, eravamo in numerosi, per cui grazie all'aiuto di tutti comunque la manifestazione si è sviluppata nel miglior modo possibile e penso positivamente, insomma. L'evento, inserito tra le manifestazioni campagnole del programma estivo di Proloco e associazioni, ha avuto come novità la mela fritta. È piaciuta, nelle anticipazioni dicevamo che era un prodotto semplice, però nella sua semplicità effettivamente ha ottenuto un gran successo e noi ne siamo orgogliosi. Domenica inoltre si è svolto l'8º trofeo Festa del Fritto, una gara podistica di 10 km organizzato in collaborazione con la Fano Corre e che ha visto la partecipazione di oltre 120 atleti. Tra loro anche il sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha sfidato il caldo e ha partecipato all'evento sportivo. Tra gli uomini, primo classificato Giovanni Pazzaglia della Polisportiva Montecchio. Tra le donne invece è salita sul gradino più alto del podio Valeria Baldassarri dell'Atletica Centro Storico Banca di Pesaro. La gara non ha poi dimenticato i più piccoli, più di 30 infatti sono stati i ragazzi che hanno partecipato alle gare giovanili, ma questa è stata solo una delle iniziative organizzate dall'associazione, aiutata come sempre da decine di volontari. Cioè, anche perché c'erano molti bambini, molti ragazzini che giravano per i tavoli, ci hanno dato un'enorme mano. E saranno coloro che calcheranno le nostre orme in futuro. Ci affideremo loro quando avremo una certa età oppure quando ci saremo stancati, anche perché è difficile dire stancati, perché nonostante questi 3 giorni ci abbiano tolto parecchie forze, comunque ne usciamo orgogliosi e volenterosi per il proseguo.